Buongiorno, buongiorno a voi di Ok Tennis, amici di Ok Tennis, sono Diego Barbiani, siamo qui in diretta da Stoccarda. Abbiamo l'opportunità di fare un video dove vogliamo presentarvi un po' il contesto della Porsche Arena e portarvi un po' a vedere com'è lo stadio, portarvi a vedere come è fatto l'impianto e tutto, tipico, diciamo tipico impianto indoor europeo. E ringrazio personalmente Klaus Peter, responsabile della sala stampa, che ci ha dato la possibilità, ci ha dato l'ok a fare questo piccolo video documentario dove vogliamo appunto mostrarvi un po' com'è questo torneo che abbiamo sempre detto essere uno dei più attesi della stagione femminile, perché è sempre, ogni anno è sempre molto molto ben trafficato. Usiamo questa parola, ci vanno praticamente tutte le migliori perché cominciamo dall'organizzazione del torneo, motivazione forse principale per tanti, perché questo torneo di fatto è in mano alla Porsche, che vuole ovviamente fare la sua bella figura e fornisce, diciamo, tutto il meglio che ci può essere alle giocatrici. È anche collocato molto bene perché si tratta di un torneo che di fatto dà il via alla stagione su terra. A maggior ragione adesso con i due WTA 1000 di Madrid e Roma che sono stati ampliati a 2 settimane ciascuno, c'è bisogno probabilmente per tante di far sporcare un po' con la suola delle scarpe prima ancora di arrivare in un grande torneo. Cerchiamo adesso di avvicinarci al campo senza fare troppo rumore. Scusate se ballo un po' il telefono, sto cercando di fare un po' di prove. Ci sono Arina Sabalenka e Paola Badosa che stanno cominciando il loro riscaldamento. Vediamo se riesco magari zoomando un po' a... Bene, quindi Sabalenka oggi fa un dritto con la mano sinistra. Andiamo avanti. È tutta una fase adesso di preparazione. Ok, scusate il leggero intermezzo, ma sono stato io che ho voluto interrompere un attimo il video per salutare i ragazzi che gestiscono l'account social del torneo, molto simpatici tra l'altro. Mi hanno anche raccontato di una vicenda anche abbastanza carina accaduta ieri, perché nel pomeriggio verso le 4 Paola Badosa è andata al museo della Porsche. Hanno fatto provare alcuni modelli, quelle cose, diciamo, video promozionali del torneo. Allora, praticamente dopo, visto che si stanno appunto anche scambiando discrete mazzate già, comunque, praticamente la spagnola avrebbe poi risposto a una domanda che l'avevano fatto riguardo a chi voleva eventualmente portare sulla Porsche nel caso di vittoria, e lei ha detto Sabalenka, anche perché comunque sono molto amiche da ormai un anno e scherzano sempre più che volentieri. La cosa ovviamente è diventata un po' virale e quando è arrivata la notizia a Sabalenka, Sabalenka praticamente ha risposto ai ragazzi dell'account social e ha detto aiuto, no, non so se sarei in grado di reggere. Il fatto è, Sabalenka ha perso per 2 volte in finale negli ultimi 2 anni, e quella macchina blu che vedete lì al centro, la Taycan 4, è la macchina che andrà alla vincitrice di quest'anno. Quella più in fondo, la Porsche PESC, è praticamente quella che verrà usata alla 24 ore di Le Mans di quest'anno. Qui c'era una tribuna fino a pochi anni fa. Col Covid è stata tolta e adesso sfruttano quello spazio, quelli del torneo, per esporre, diciamo, mettere in esposizione alcuni modelli di Porsche. E appunto la macchina blu al centro è quella che verrà consegnata alla vincitrice. Sabalenka, che adesso sta facendo qualche volée negli ultimi 2 anni, ha sempre perso in finale, prima contro Ash Barty e lo scorso anno contro Iga Świątek, e ci è rimasta molto male. Inutile da negare.
vuole quella Porsche, pensare che anche quest'anno le possa sfuggire, non le fa, diciamo, particolarmente piacere. Adesso probabilmente metterò il video in pausa adesso per uscire dallo stadio e vi porterò nella zona di mezzo tra le due arene, perché alla fine la Porsche Arena, questo è il campo principale, ma c'è tutto un altro spazio alla mia sinistra con un altro stadio, diciamo, che è stato inglobato in questo, chiamiamolo, mini complesso. Eccoci qua, qui siamo davanti all'ingresso, da dove tutti i fan e spettatori arrivano. Tra l'altro ne approfitto perché, per quanto questo torneo, diciamo, sia piccolino, perché adesso vi faccio vedere la mappa, è davvero molto ben trafficato, appunto, a livello di pubblico, perché è un torneo che ha una grandissima tradizione, e alla gente qui, ai fan, agli appassionati locali soprattutto, accorrono per vedere anche le qualificazioni. Durante, per esempio, il sabato c'era la seconda giornata della Billie Jean King Cup. Nel frattempo, scusate, quella a destra è la Porsche Arena con il Centre Court, dove vedete i numeri 5 e 6, dove ci troviamo in questo momento, che è il corridoio, lo chiamo corridoio di passaggio. E questa è la Schleierhalle, che è l'altra arena che è stata appunto inglobata nel complesso con i campi 2, con i campi 1 e il campo 2. Il campo 2 è stato anche recentemente cambiato, perché prima era disposto, diciamo, in trasversale rispetto a com'è in questo momento, e era anche abbastanza scenico, perché era fatto tutto intorno agli stand dove facevano musica, dove facevano da mangiare, dove facevano crepe con la Nutella soprattutto, e questo mi va spesso di ricordarlo. Adesso hanno fatto un'area un po' più, l'hanno, diciamo, hanno rimodulato tutta l'area, secondo me l'hanno fatta molto più spaziosa rispetto a prima, e non è, appunto, non è affatto male. Comunque no, dicevo, è un torneo che ha una grandissima tradizione, e possiamo girare tranquillamente adesso perché i cancelli appunto sono ancora chiusi, e qui ci sono un po' tutte le immagini di cos'è stato, perché era originalmente il torneo che si giocava a Filderstad, 20 minuti di macchina da qua. E ha una grandissima tradizione, con un albo d'oro che vede, vediamo qui per esempio Martina Navratilova, Tracy Austin, campionesse di grandissimo valore, sempre, diciamo, ha sempre attratto, ecco qua per esempio abbiamo giocatrici un po' più recenti, da Angie Kerber, Aryna Sabalenka in alto, Emma Raducanu, Chris Evert, basso. E questa è la torretta dell'arbitro. Dicevo che i tedeschi, ce ne sono tanti, perché anche durante le qualificazioni, malgrado sulla Porsche Arena si giocasse la partita della Germania, di Billie Jean King Cup, vi faccio vedere dopo il campo 1, ed era pieno per quando c'erano le loro connazionali. Soprattutto grande pubblico per Sabine Lisicki, che ha provato a quest'anno a qualificarsi, ragazza sfortunatissima da quel punto di vista. Eccoci qua, un'altra carrellata di volti che hanno preso parte al torneo: Maria Sharapova, Julia Görges, Iga Świątek, Kim Clijsters, Venus Williams, Martina Hingis, di nuovo Angie Kerber, un po' di anni fa, Ash Barty. L'unica volta che ha giocato Barty è quando ha vinto, tra l'altro, Laura Siegemund, io ci ho legato una delle finali, diciamo, più tese, se vogliamo, che ricordi, qui sicuramente, forse anche in generale, perché quella partita con Kristina Mladenovic fu se non sbaglio, era il 2000 e 17, è stata particolarmente dettata da grande nervosismo nelle fasi finali. È stato dato un warning alla tedesca quando serviva per il match sul 5-4 al terzo. Intanto nel frattempo sto facendo due passi per arrivare sul campo 1.
le tolsero la prima di servizio, Kiki chiuse il punto e tutto lo stadio cominciò a fischiare in maniera anche abbastanza importante la decisione dell'arbitro, e da quel momento si arrivò poi dopo a fine partita con una tensione sempre crescente, con una Siegemund che giocava molto e ancora si poteva col tempo perso al servizio, forse anche per vedere se l'arbitro Marian Alves avesse avuto in qualche modo il coraggio di darle ancora un altro warning, visto un po', qui tanto sono doppiste, visto un po' il clima che si stava creando. Ricordo alla fine sul match point Mladenovic fece una smorzata, Siegemund ci arrivò, giocò una controsmorzata che finì nei pressi della linea laterale. Siegemund si era praticamente lanciata al di là della rete per dire all'arbitro è buona, scese la Alves, silenzio totale, ma quel silenzio che senti una tensione nell'aria che ti fa quasi venire i brividi, lo giuro. E quando ha detto palla buona è esploso lo stadio, davvero, è stato un boato enorme, anche perché Siegemund è di Filderstad, quindi ha sempre grande seguito. Era anche il periodo in cui lei stava un po' cominciando a salire per la prima volta in classifica. E niente, quindi quella fu una partita appunto piuttosto tesa. Adesso nel frattempo scendiamo le scale per andare verso la zona, l'area dedicata ai fan, dove c'è anche appunto il campo 2. Vediamo se c'è qualche allenamento in corso. Questa forse è la parte un po' meno nobile da mostrare, ma ne approfitto per dire due cose. Parliamo magari del draw, del tabellone di singolare femminile. È il classico tabellone di Stoccarda, è il classico tabellone dove non c'è veramente un attimo di respiro. Quest'anno a maggior ragione, perché le top 20 in tabellone sono una marea, ce ne sono veramente pochissime assenti, e ci dispiace tanto che tra queste ci sia Petra Kvitova, campionessa qui nel 2019, personaggio molto amato anche qui. Lei racconta sempre di come si trovi così bene a venire qua, che spesso se la fa in macchina dalla Repubblica Ceca. Morgan. E ha molto seguito, ma in generale qui la ricordano anche molto bene perché c'è qualcuno. Tatiana Maria. Adesso ci avviciniamo, però sì, se la ricordano molto bene anche perché nel 2018, credo, ci fu la partita di Fed Cup tra Germania e Repubblica Ceca, che giocarono qui, stadio pieno. E adesso facciamo vedere un po' di Tatiana Maria. E lei quella volta poi, lo ricorda anche ogni tanto, fa scusate se vi abbiamo dato fastidio nelle partite di Fed Cup, però insomma speravamo di rivederla in campo più che altro dopo la vittoria a Miami. È una fase un po', qui c'è lo sparring, una fase un po' particolare appunto della sua carriera, lo abbiamo detto tante volte, e quindi niente, le top 10 da 9 che erano diventano 8. Iga Świątek, testa di serie numero 1, adesso magari facciamo un salto qui negli stand anche, vediamo. Iga Świątek, testa di serie numero 1, ha un bye al primo turno, così tutte le prime 4 di serie hanno un bye, affronterà al primo turno o Zhang Qinwen oppure la lucky loser Alicia Parks. Sono partite abbastanza delicate, tutte e due, perché la mettono subito di fronte alle tipologie di giocatrici che sì, in qualche modo possono darle fastidio tra potenza, qualità. Allora, la cinese sembra trovarsi meglio sulla terra battuta rispetto alla statunitense, l'aveva già fatto vedere insomma lo scorso anno a Parigi quando tolse un primo set a Świątek nel quarto turno in 83 minuti. E Alicia Parks invece l'ho vista in questi giorni, ha un servizio devastante, veramente un servizio che fa paura per come viaggia la palla, però
qui almeno è sembrata poca cosa. Ieri aveva perso abbastanza nettamente contro Korpač e l'ho vista anche abbastanza nervosa nella prima partita di qualificazioni contro, scusate, contro Anakoniu. Bene, abbiamo preso anche un buon passante. E quindi niente, è una partita che sicuramente si presenta difficile, chiunque avrà la numero uno del mondo, se è la cinese è vero che i precedenti appunto sono 2-0, ma sono due partite entrambe finite al terzo, eventualmente sarebbe la prima volta contro Parks, vediamo. Per quanto riguarda la numero 2 del seeding, finalista negli ultimi 2 anni, Arina Sabalenka, assolutamente non sarà comunque una partita facile perché ci sarà di nuovo Barbora Krejcikova oppure di nuovo Ludmila Samsonova. Ha già giocato contro entrambe quest'anno e più volte contro Krejcikova, sarebbe potenzialmente il quarto confronto dai quarti di finale di Dubai, mentre per Samsonova sarebbe. Eventualmente ci dovesse essere Samsonova, semifinalista qui un anno fa, sarebbe la prima volta dal torneo di Adelaide che lei vinse nella prima settimana dell'anno, una partita che è finita 7-6, 7-5 mi pare, dove nel primo set Arina rimontò da 5-1 sotto, quindi non male. E andando avanti, allora, Świątek, un possibile avversario nei quarti è Maria Sakkari che ancora deve arrivare on site, a dire la verità, e lei come anche Coco Gauff. Andiamo a vedere un po' di slice. E dicevamo, Świątek che avrebbe appunto Sakkari nei quarti, eventualmente anche se lì c'è per esempio anche Donna Vekic, Carolina Pliskova e Jabeur, testa di serie numero 3, che è nella parte alta anche lei, all'esordio aprirà contro Aliona Ostapenko o Emma Raducanu. A proposito di Emma Raducanu, c'è qui il banner con lei accanto a Iga Świątek. E vediamo se ci regala un po' di slice fatti bene. E in quella zona, l'altra testa di serie, nella zona di Jabeur, l'altra testa di serie è Elena Rybakina. Rybakina che ieri onestamente è abbastanza impressionato in allenamento e ha fatto vedere ottime cose. Stefano Vukov, il suo allenatore, le stava tanto dietro come al solito. Lui parlava tanto, le stava dando consigli, per esempio sulla scivolata, su come diciamo evitare di perdere campo facendo la scivolata, dicendole non devi sempre scivolare, devi farlo solo nei casi in cui davvero non arrivi sulla palla. Durante una pausa che c'è stata, Stefano era impressionato dal livello della sua allieva, dicendo, tra l'altro gli è scappato un italiano, non so com'è, ma gioca sempre meglio. Se persino il tuo allenatore, diciamo, si sorprende così tanto, vuol dire che la situazione sembra essere piuttosto buona, qui intanto continuiamo a filmare slice perché se c'è una che questa è buona, se c'è una che sa fare slice è proprio lei in questo momento. E andando avanti col tabellone, una possibile avversaria di Rybakina che aprirà contro la wildcard Julen Niemeyer, una possibile avversaria al secondo turno potrebbe essere Martina Trevisan che aprirà contro Beatriz Haddad-Maia e appunto è in rotta di collisione eventuale con la Kazaka o Julen Niemeyer al secondo turno. Nella parte bassa del tabellone invece abbiamo Kokgov, che anche lei deve ancora arrivare dalla partita di Billie Jean King Cup fatta in Florida, quindi neanche un viaggio comodo. Aprirà contro Veronika Kudermetova, in quella zona c'è Carolina Garcia che ha avuto un bye al primo turno e al secondo potrebbe trovare proprio Maria, qui inquadrata, che apre contro la qualificata. Attimo, dicevamo, aprirà contro la qualificata
Ilenia in Albon, la Svizzera. E ci spostiamo perché sono un attimo intenti a chiacchierare. L'ultima parte di tabellone ha come teste di serie Daria Kasatkina e Arina Sabalenka. Kasatkina non ha un esordio comodo, non ce l'ha nessuno, però magari poteva anche sperare un po' meglio in una fase dove sta cercando di ottenere vittorie e fiducia. Comunque apre contro Paola Badosa, che ha avuto una wild card, ma è sembrata nelle ultime settimane anche lei cominciare un po' a crescere. Qui facciamo una piccola inquadratura di quello che vendono, anche solo per promuoverli. Facciamo una piccola mappa di nuovo della zona. E poi dicevamo Arina Sabalenka, che anche lei bye al primo turno e potrebbe trovare al secondo o Barbora Krejcikova per la quarta volta in stagione, oppure Lyudmila Samsonova. Ho dovuto interrompere un attimo lì, ma adesso ci risiamo, stiamo più che altro siamo nelle fasi conclusive di questo video, e giusto per darvi un'ultima immagine da qua. Quindi dicevamo Świątek che aprirà contro Zhang o Parks, Sabalenka che invece aprirà contro Krejcikova o Samsonova, Garcia che aprirà contro Tatiana Maria o Ilenia in Albon, e per finire Jabeur nella metà di Świątek che aprirà contro Ostapenko o Raducanu. Questo è per quanto riguarda le prime quattro teste di serie. La situazione nell'ipotetico quarto vede appunto Świątek, che ha come testa di serie in quella zona di tabellone Maria Sakkari, Jabeur che ha come testa di serie nella sua zona di tabellone Elena Rybakina, e nella parte bassa Garcia che ha come testa di serie Coco Gauff e Arina Sabalenka che ha come testa di serie Daria Kasatkina. L'unica italiana presente è Martina Trevisan, che aprirà contro Beatriz Haddad-Maia dal Brasile, e ha come potenziale avversaria Elena Rybakina al secondo turno. E con qualche slice anche del marito di Tatiana Maria, ex signora Malek, noi ci salutiamo. Da Diego Barbiani è tutto, un saluto.